Sono in compagnia di Axel Rutten, arte terapeuta, per parlare di creatività e fiducia. Conosco Axel come un esperto nell'uso dei materiali plastici, ma anche dei materiali artistici. Ecco, Axel, la domanda è: in che modo, grazie all'uso della creatività, si può ottenere con le persone con le quali ci si interfaccia o si lavora un miglioramento della fiducia in se stessi? Allora, quando Stefano mi ha proposto questo tema sulla fiducia, ho pensato subito che è un tema molto interessante, che mi muove qualcosa dentro, che è uno dei concetti forse di base delle altre terapie che noi stiamo utilizzando, perché il concetto della fiducia inizia molto prima del primo oggetto che una persona possa modellare o scolpire o disegnare o ritagliare, ma comincia già dal primo incontro con una persona che possiamo essere chiamare un cliente, un paziente, un'ipotetico persona che vuole fare un percorso creativo, perché la nostra relazione è basata principalmente sulla fiducia. Perché se una persona ha fiducia in me o in qualsiasi altra persona che deve o vuole accompagnare questo percorso, è già un buon inizio, appunto. Parlare in contrario, se non c'è la fiducia nella persona, il percorso sicuramente non può andare molto lontano. Però attenzione, ho riflettuto ulteriormente, ci sono due forme di fiducia iniziali che devono tornare per fare un buon lavoro. Uno è la fiducia nel terapeuta e avere qui un buon feeling, vuol dire un'intuizione che è la persona giusta, un'idea che il terapeuta trasporta in modo corretto e immediato col cliente quello che andrà a fare, e secondo che questo cliente ha una fiducia nel metodo che noi proponiamo. Quindi ci cerca la persona perché pensa o che la persona è giusta e che il metodo giusto è quello che proponiamo. Il lavoro attraverso la creatività permette al fruitore, no, che sia un cliente, che sia un paziente, perché poi parleremo magari anche un po' dell'applicazione nella scuola, no, dove già questi termini possono essere un po' messi da parte. Si tratta di un lavoro che permette al bambino di rinforzare delle dimensioni importanti, no? Consentono di osservare da un altro punto di vista un prodotto anche di natura artistica che restituisce la fiducia in sé, nella capacità di aver prodotto quel qualcosa. In che modo questo processo aiuta il miglioramento del rapporto con se stessi, che è la fiducia, si fonda sulla fiducia, che diventa un po' anche quel motore che oggi chiamiamo autostima, chiamiamo motivazione, che gli consente di proiettarsi meglio nella relazione con gli altri e anche nella relazione di carattere professionale. Punto assolutamente giusto che hai toccato Stefano in questo momento, perché una volta diciamo superato, instaurato un rapporto di fiducia con la persona, già la prima fiducia è fatto, e già questo non è così scontato, non è così semplice. Noi parliamo di un'alleanza terapeutica che dobbiamo creare prima di iniziare il lavoro. Questo può durare un incontro, può durare anche più tempo, però una volta stabilita questa fiducia, che significa che la persona, il gruppo di persone che sta con noi, si fida profondamente di noi, quindi il terapeuta ha questo compito molto importante di non tradire mai questa fiducia, perché se l'altro si sente tradito per qualsiasi azione, un commento fatto in modo inappropriato, per un'azione che può ferire l'altro invece di aiutarlo a migliorare, questa fiducia può essere anche, diciamo, danneggiata, e quindi viene danneggiata anche il percorso terapeutico. Il lavoro sensibile è complicato, per quello noi facciamo formazione, formazione, formazione con i nostri studenti, anche con noi stessi, che siamo da tanti anni docenti e relatori nelle arti terapie, di migliorare sempre la raffinatezza del nostro mestiere. Perché accompagniamo comunque le persone nella loro interiorità in degli ambiti molto sensibili, cioè anche friabili.
Una delle, diciamo, delle cose più eclatanti che riguardano lo sviluppo della fiducia, semmai questa fiducia non c'è più, è l'autostima, e almeno nella fase iniziale, una totale assenza di giudizio. Tra l'altro, che è qualcosa già di molto difficile, no? Perché oggi approcciarsi realmente ad un contesto senza portare il giudizio è già una conquista enorme. In realtà noi ci approcciamo sempre agli altri, ad un contesto, aspettandoci sempre qualcosa e giudicando di conseguenza se ciò che viene fuori è all'altezza delle nostre aspettative oppure no. Nella dimensione della fiducia o della ricerca di questo traguardo di conseguire la fiducia in se stessi, diventa importantissimo scoprire di essere capaci di andare un pochino oltre ciò che si riteneva di sé un attimo prima. Mi viene da pensare che oggi avviare un percorso a qualunque livello con dei giovani, con degli adulti, permetta di recuperare questa dimensione del fidarsi di se stessi che è alla base della fiducia con gli altri. Se io attraverso il gioco creativo, che sia l'argilla, che sia la manipolazione di altri materiali, che sia il legno, che sia la pittura, dimostro a me stesso di essere capace di fare qualcosa, riceverò una base di fiducia che mi permetterà di proiettarmi meglio anche nelle relazioni. Assolutamente sì, perché la fiducia verso l'interiorità è la stessa che porta anche la fiducia verso l'esterno, quindi sulle situazioni mirate, sui progetti, sulle idee, sul lancio del futuro. Infatti, casualmente ho qualche disegno più o meno, non so se posso far vedere le Come mie no, illustrazioni, certo. ce l'ho proprio in tasca, posso avere qualche disegno in tasca. E questo è solamente un esempio, ad esempio, come può iniziare un percorso con qualcuno. Prendiamolo ora come questa è una situazione dove non c'è fiducia. Perché in questo non c'è fiducia? Perché questo è uno scarabocchio caotico, non strutturato. In questo disegno non si vede un centro. Poi quando l'occhio viaccia su questo non trova un punto di riposo. Quindi in realtà l'artefice in questo punto che sta dimostrando non è centrato, non ha fiducia in se stesso perché non sa esattamente dove la cosa che lui vorrebbe presentare. Invece cosa può fare l'arte terapeuta? Qui un po' spiatito, però può indicare delle strade, come dire, allora qui c'è un incrocio, ci sono diverse strade, l'arte terapeuta può dare indicazioni, ci sono diverse strade che puoi prendere, metti una freccia di qua o di là o di qua, la situazione si chiarisce già un pochino, e però è la persona stessa che deve decidere in quale direzione andare. L'arte terapeuta non è un educatore che dice cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, ma aiuta la persona a trovare la sua strada. Quindi questo gli darà molta fiducia, perché cosa riesce a fare? Poi, ecco, per caso un disegno di un bambino, riesce a mettere qualcosa sul foglio di molto preciso. Questo è un progetto, questa è già una cosa focalizzata rispetto a un disegno Certo. caotico come questo, perché qui c'è un pensiero strutturato e rappresentato, e quindi questo dà già a un bambino la fiducia in se stesso che è riuscito a fare qualcosa che dentro, questo assolutamente rinforza l'autostima. Andando ancora più in un pezzo più avanti, è una narrazione anche non molto strutturata, però c'è già un pensiero narrativa dove un bambino, anche un adolescente, potrebbe essere per caso questi disegni in tasca, e con me comincia a raccontarsi e esprimersi verso l'esterno. Quando l'esterno comincia a rimandare, dare una restituzione su questo tipo di lavoro, e il bambino, l'adolescente, l'adulto si sente compreso, questo gli dà ulteriormente autostima. Questo potrebbe essere un punto d'arrivo di nuova partenza, una focalizzazione. Ora, per caso, questo disegno di un mandala in tasca, non facciamo molto di questi mandala, ma un simbolo ora, di una focalizzazione, una persona veramente capisce dove il suo centro energetico, la sua progettazione, dov'è che parte per la sua vita, e un buon successo per l'autostima. Le persone centrate, insomma, noi, Una anche centratura. nel linguaggio comune noi lo diciamo, poi attraverso un linguaggio immediato come quello dell'arte viene fuori, ma insomma il concetto, no?
sempre quello, giusto? La fiducia poi è una cosa che viene creata, diciamo, nel passato in genere, nel passato più vicino, più lontano, a volte abbiamo da fare con pazienti gravemente malati che hanno una fiducia già, diciamo, smantellata, sì, molto, molto, ci vuole molto tempo a recuperarlo, nei bambini forse è ancora più facile, però cosa facciamo? Portiamo in realtà il passato nel futuro. Cioè, tanto meno ci interessa scavare nei disastri del passato, tirare fuori tutte queste difficoltà, ma fare sì che il passato non diventi un ostacolo, ma una risorsa. Questo per me personalmente l'ho scoperto nel lavoro con i mobile. Ah, sì. Questo mobile che mi affascina tantissimo, perché appartiene al mio passato, quindi ho recuperato una mia idea del mio passato, che ho sempre lasciato da una parte, poi ho detto, caspita, ciascuno di noi ha nel passato un sogno nel cassetto, per non tirare fuori di nuovo questi sogni e lanciarli nel futuro, una cosa che funziona. Ed è un lavoro che tu fai attraverso il mobile? Sì. E, sì. Cioè, differentemente con bambini, con adulti, puoi darci qualche esempio? Faccio delle formazioni con gli studenti, perché lavoro, sì, sull'equilibrio interiore, su vari livelli. Ora ormai... Che cosa si intende per mobile? Ah, ok. Giusto, sì. No, per una questione scontata, perché in realtà il lavoro di mobile è una mia invenzione, fra virgolette, ripresa da Calder, che è un artista dei primi del Novecento, che ha fatto queste strutture appese al soffitto, che si muovono con leggerezza e una forma di equilibrio, questo movimento molto estetico, ma anche perché contrasta con la pesantezza delle sculture in metallo o in pietra o altre cose, metaforicamente un lavoro sull'equilibrio interiore su tutti i livelli, perché ormai mi sono appassionato a questo lavoro dell'equilibrio in tutte le sfere dell'essere umano, perché non c'è solo il lavoro, poi c'è anche la famiglia, c'è il bisogno intellettuale, c'è la vita del corpo fisico, poi c'è la spiritualità, tutti questi hanno bisogno di stare in equilibrio tramite mobile, è un lavoro fantastico per raccontare questo. In più, appunto, il recupero di un sogno del passato fa sì che il passato non diventa quel pezzo staccato, come per dire, no, che si analizza. Passato subito, no? Sì, invece il passato storia, sì, è sì, chiaro, sì, che viene valorizzato. Che poi anche se viene poi riconosciuto chi ha la colpa, no, del passato che non è andata bene, non dà un lancio nel futuro, rimane una specie di zavorra, noi questo non lo vogliamo, quindi parliamo di una proiezione del passato nel futuro, che è tutta un'altra dinamica. Se l'obiettivo è di lavorare sul rinforzo della fiducia, ci sono delle tecniche che sono più indicate di altre se si lavora, che ne so, in un gruppo classe, quindi a scuola, oppure in una comunità con dei ragazzi con handicap, oppure con degli anziani? Sì e no, bisogna capire innanzitutto le possibilità manuali, perché io ad esempio mi piace scolpire legno, però ovviamente è chiaro che io un bambino non posso dare delle scope già lenti in mano, forse una persona anziana avendo forse meno un adulto però sì, mani, insomma se lavora in azienda assolutamente un adulto sicuramente può farlo. Sì. Quindi tu dici che sostanzialmente le tecniche sono le stesse, e l'analisi del contesto generale che suggerisce di applicare la pittura o l'argilla o l'uso dei materiali. Allora, io prediligo all'inizio, quando vedo che un gruppo molto restio, molto, con molte pregiudizi verso se stessi, con molte difficoltà nell'approccio alla creatività, di proporre cose che non conoscono. Perché se io propongo cose che non, certo, conoscono, posso partire da un terreno non contaminato. Certo. Sì, io propongo, fatemi un disegno agli adulti e se vedono disegnare con un bambino di 8-10 anni rimangono molto frustrati, quindi cerco all'inizio di evitare queste esperienze di frustrazione, proporre ad esempio, può essere il lavoro dell'argilla, ma potrebbe essere anche il mobile, può essere il lavoro con, non so, con installazione, cose che non hanno mai fatte, quindi si parte praticamente da un zero e poi si recupera tutto il resto. Mi viene da pensare come, per esempio, lavorando con delle persone con un basso livello di autostima o di fiducia in sé, manipolare un materiale come l'argilla, che con grande facilità ti permette di dare una forma, che non deve avere per forza un nome, ha un senso di sicuro, però potrebbe non avere un nome.
però riesce a dare quel senso di gratificazione a chi lo ha prodotto, che può aiutare moltissimo a rinforzare la dimensione della fiducia. Sono capace di fare questo, posso avere fiducia in me. E se ho fatto qualcosa che un attimo prima non avevo neanche preso in considerazione, posso fare anche altro. Beh, certo, è questo atto simbolico, arcaico, di imprimersi nel mondo. Questo è sempre uno delle, diciamo, degli strumenti più efficaci. Di lasciare un segno nel mondo. Chiunque lo vuole fare, chi si sente frustrato perché non lascia un segno nel mondo, lascia ad esempio un'impronta anche nell'argilla, e come uno specchio, come sono capace di fare questo, un segno è anche un grafico su un foglio appeso a un muro, come nelle caverne facevano gli uomini primitivi. Questo è un affermare la propria identità nel mondo, quindi appunto da queste tecniche cosiddette semplici si riescono a mettere in moto una creatività che, dico, noi partiamo dal fatto che chiunque ha la risorsa creativa in sé, che non si deve esprimere per forza, deve dare bravi pittori, bravi scultori, non è quello il senso dell'arte terapia, ma è il senso di liberare, di sprigionare questa creatività a favore della propria realizzazione. Magari questo dopo diventa un bravo, non so, bravo libraio, diventa un bravo marito, diventa un bravo scrittore, diventa un bravo fornaio, qualsiasi cosa. Questo non è importanza, l'importante è che questo flusso creativo si esprime nel mondo. E tra l'altro è anche un modo per riconoscere le emozioni che ognuno porta con sé, no? E di cui investe ciò che crea. I propri vissuti che prendono la forma di qualcosa che gratifica e che possono essere osservati da un altro punto di vista. Le due dimensioni, il lavoro sulle emozioni che ognuno trasmette e la fiducia in sé, hanno il potere di migliorare anche la qualità delle relazioni nel quotidiano, oltre che nella sfera professionale. Questo lavoro con l'arte può insegnare che niente è perfetto, perché quando noi facciamo arte, ovviamente il bello dell'arte è di poter offrire delle alternative. Non lo faccio in quel modo, non lo dipingo di rosso, lo dipingo di blu, non lo dipingo su carta, lo dipingo su tela, non lo faccio su foglio piatto, faccio una scultura, non lo faccio in legno, lo faccio in metallo. E così si amplia, no, questa visione sulle cose, per dire, se una strada per me personalmente non funziona, non è la fine del mondo. Prendo un'altra, provo con quella, poi trovo via via la mia dimensione molto personale. Non sempre con questa valutazione giusto, sbagliata e perfetta, niente perfetto. L'accettazione del non perfetto aumenta l'autostima, dice, anche se non è perfetto, per me va bene, io mi sento bene così, ci sto con quello che sono, con quello che sto facendo in questo momento. È un po' quello che nella relazione educativa a scuola si definisce capacità negativa, il non dover a tutti i costi cercare la perfezione, ma accettare anche che qualcosa possa non essere perfetto, possa non andare esattamente così come noi l'avevamo pensato, ma in quell'imperfezione ha già la risposta, ha già il suo perché, e dà anche nuovi spunti di osservazione, nuovi punti di vista. È un po' come nella natura, delle cose imperfette in realtà sono quelle più belle, perché sanno di vita, sanno di un po' di vitalità, di qualcosa di autentico, di non copiato da qualcun altro, ma evoluto e elaborato dentro. Tra l'altro, non dover ricercare a tutti i costi la perfezione fa sì che la libera immaginazione, la creatività offra migliaia di strade, e più ne vengono scoperte, più la creatività si sta sviluppando. E una creatività che si sviluppa offre soluzioni a difficoltà, a problemi, offre punti di vista su di sé, sugli altri, sul mondo, e quindi fa bene allo sviluppo armonico del bambino, allo sviluppo della personalità dell'adulto, fa bene al recupero di dimensioni intime come la motivazione, la fiducia, l'autostima, anche in persone con gravi compromissioni.